passiamo alla macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria responsabilità professionale e diritto sanitario. Il premio è quello di studio legale dell'anno, responsabilità medica, risarcimento del danno. Leggiamo insieme la motivazione. Per essere un'eccellenza nella consulenza e gestione di casi di responsabilità medica, per fornire un'assistenza accurata e puntuale attraverso una valutazione completa del caso, analizzato sia sul piano medico che legale, per utilizzare un approccio innovativo e trasparente tramite strategie di comunicazione vincenti. Il premio va a Studio Legale Gargano. E invito sul palco, eccolo, sta già arrivando, il titolare Edno Gargano con noi per ritirare questo premio. Bentrovato. Grazie e bentrovato a te. Avvicinati pure, ci diamo del tu perché ci siamo già viste in altre occasioni. Sì, volentieri ed è un piacere rivederti. Anche per me, soprattutto consegnarvi questo premio e soprattutto in questo momento che stiamo vivendo. Insomma, direi che è una conferma importantissima. Un commento. Sì, è stato sicuramente un periodo difficile per tutti, ma noi siamo riusciti, insomma, a stringere i denti e a cercare di mantenere quell'alto format di professionalità che mettiamo sempre nella nostra professione, e credo che questo sia poi il coronamento di tutto quello, di tutto quel grande impegno che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro. Assolutamente sì, eccellenza nella consulenza e gestione di casi di responsabilità medica, beh, ancor di più si inserisce nel contesto, insomma, che stiamo vivendo. E cosa avete cambiato? Magari non è così, però insomma suppongo di sì, perché i cambiamenti sono stati tanti nel modo di fare strategie e soprattutto dove volete dirigervi adesso. Ma noi da sempre lavoriamo su internet, quindi semplicemente non abbiamo lavorato fisicamente dallo studio, ma poi siamo riusciti a lavorare tramite il Drive, insomma tramite i file condivisi anche da casa. Crediamo molto nella professione di avvocato e in quello che è l'avvocato del 2021, cioè nell'utilizzare anche il canale internet e tutto quello che ci permette di facilitare le connessioni con le varie persone. E dunque il Covid non ha fatto altro che spingerci ulteriormente verso una consulenza che spesso è anche, come dire, telematica, ma allo stesso tempo rimane un alto livello di professionalità. Certo, beh, si parla di innovazione, di trasparenza e poi strategie di comunicazione vincenti. Come approcciarsi adesso al futuro, anche se insomma mi hai già risposto, però quali sono le prossime sfide secondo voi? Sì, noi continueremo su questa strada, è un qualcosa che abbiamo battuto, ti ripeto, da sempre, quindi continueremo tanto a lavorare per tutti i cittadini, per tutte le persone, ma farlo anche a distanza, anche se poi effettivamente da una realtà come quella della città di Pescara riusciamo a portarci appunto fino a Milano, fino a Roma, certo, fino a Palermo, riuscire a lavorare in maniera capillare. Ok, perfetto. E allora, l'anno prossimo, se doveste essere riselezionati, deciderete ancora di partecipare? Più che altro perché da adesso si, come se fosse una sorta di ripartenza, no? Questo momento, credo, per tutti voi, tutti noi che facciamo business. E quindi nuove sfide ci attendono. Certo, noi siamo pronti ad abbracciare qualsiasi nuova sfida e siamo pronti a tornare qui anche per un terzo anno, qualora la selezione... Non c'è due senza tre, scusa. Non c'è due senza tre, qualora la selezione dovesse ancora ricadere sul mio studio. Permettimi di ringraziare i 12 collaboratori, assolutamente, avvocati e non avvocati dello studio legale di Pescara, perché è grazie a loro che riusciamo davvero ogni anno a confermarci come una realtà abbastanza importante del nostro panorama. Decisamente. Allora, prendi pure il premio. Grazie. Studio Legale Gargano, studio legale dell'anno, responsabilità medica, risarcimento del danno. Complimenti. Grazie a te e speriamo di vederci presto. Assolutamente. Allora, noi siamo qui.